Nuovamente in studio Marco, domenica mattina eri ed eravamo al Daniele di Caperana per il big match, si ci aspettava forse qualcosa in più. Eh sì, forse ci aspettavamo tutti un qualcosa di più, è vero. Era una partita sulla carta che prometteva spettacolo, due squadre in salute, in piena lotta per i playoff, con la speranza addirittura magari di rientrare anche sulla Campese. Ci aspettavamo più spettacolo, spettacolo che non c'è stato, se non lo attratti. E secondo me l'elemento che un po' ha deciso il volto della gara è stato questo atteggiamento abbastanza rinunciatario del Moconesi. Poi il mister ha spiegato che insomma era praticamente senza attaccanti per la squalifica di Cismi, Aleverone e D'Amelio, che Mezzo entrambi servizio, a mezzo diciamo. servizio non stavano bene, quindi insomma ha dovuto insomma, snaturare un po' il suo sistema di gioco. La Valdavet ha avuto un predominio territoriale abbastanza netto, non ha creato tantissime occasioni, ha preso un palo, c'è stato l'esordio direi. Ai punti forse meritava qualcosina in più, ma comunque insomma questo pareggio tutto sommato può essere accettato come anche abbastanza equo. 2-2 nel derby, nell'altro derby, fra il Borgo Rapallo e la Pro Lecco, un risultato che non fa male a nessuno delle due. Sì, non fa male nessuno delle due squadre in discreta salute entrambe, restano lì insomma in un centro di classifica abbastanza tranquillo, una partita comunque divertente, si è decisa nel finale, due squadre che stanno togliendo qualche soddisfazione, non stanno rischiando, quindi insomma penso che chi era il macchiere sia divertito. L'Avegno ha vinto 3-0 con il Recco 0-1. Recco 0-1, che sappiamo tutti i problemi della formazione di Recco, però l'Avegno, la formazione di Mister Torre, è in piena ripresa. Sì, in serie positiva, mi sembra da 4 giornate, se non ricordo male, cosa di domenica scorsa, una partita sulla carta scontata, ma comunque vanno sempre vinte queste partite, insomma finché non si gioca non si può dire di avere 3 punti in tasca, 3 punti sono arrivati, inizia a muovere la classifica appunto da alcune settimane, ha avuto quel momento difficile, diciamo, della metà del girone di andata, ora sembra in netta ripresa e questo fa ben sperare per il futuro. Bene, andiamo a dare anche uno sguardo alla classifica, vediamo un po' com'è cambiata con la Campese che allunga, va a 39 punti, 32 per la Valdavato, 31 per il Moconisi, 30 la Rivarolese, 29 Via dell'Acciaio, 27 Marassicuezzi, 22 per Prorecco e Borgo Rapallo, Vegliardi Capolis a 19, la Furgo Pontedecima a 18, l'Avegno e il Borzoli a 17, 16 punti per San Gottardo, Vecchia Audace, 14 il Sori. Chiude la classifica con un punto il Recco 0-1. Marco, a questo punto ci può essere il rischio che la Campese scappi di nuovo e si rifà sotto la Rivarolese. Eh sì, dici bene, la Campese al momento sembra imprendibile, continua a vincere, dietro perdono qualche colpo, la Valdavata ad esempio, se non ricordo male, è il terzo pareggio consecutivo che fa, quindi insomma un po' di tempo che non vince, chiaramente le distanze si allungano, è arrivata a 3 punti, ora sono 7, insomma inizia a essere difficile. E dietro penso che fino ai 27 del Marassi siano tutti in lotta per questi 2 posti per playoff, quindi insomma una battaglia sicuramente avvincente che riguarda queste 4-5 squadre, poi c'è un solco arrivare per il Borgo Rapallo alla Pro Lecco che al momento invece sembrano abbastanza tagliate fuori. Andiamo a vedere anche la classifica marcatori, comandata sempre da D'Amelio con 20 reti. Al secondo posto Rodio del Borgo Rapallo, poi Merlo della Valdaveto, 5 per Lalli dell'Avegno, Cizmia del Moconisi e Diego Marrale dell'Avegno, a 4 Grilli dell'Avegno, Garbarino della Valdaveto, Botto e Mancu del Borgo Rapallo, a 3 reti Grippo del Borgo Rapallo, insieme a Lorenzini del Recco 01, Rabaglio del Moconesi, Segale della Prorecco, con Lorenzini che è sempre in classifica marcatori anche se ha cambiato categoria. Il prossimo turno Avegno Via dell'Acciaio, Campese Borzoli, Gogliardica San Gottardo, Marassicuezzi Valdaveto, Moconesi Fulgor Pontedecimo, Prorecco Recco 01, Rivarolese Vecchia Audace, Sori Borgo Rapallo. Per la Valdavato è una trasferta difficile e insidiosa sul campo del Marassicuezzi. Il Moconisi in casa con la Furgo Pontedecimo potrebbe recuperare qualche punto alla formazione di Padi. Eh sì, anche per il Marassi potrebbe essere anche l'ultima occasione, forse per rientrare veramente nel giro, quindi è una trasferta difficile, già l'andata aveva faticato la Valdavata, era finita in parità se non ricordo male la partita, quindi la squadra di Padi è attesa da un compito sicuramente complicato. Moconesi sulla carta è più facile come partita, è una squadra sicuramente di livello inferiore, vale però un po' il discorso che facevamo prima per l'Avegno, sono partite comunque da vincere, penso che Muzio speri in questi giorni di recuperare al meglio le sue bocche di fuoco, in particolare D'Amelio che chiaramente, lo dice la classifica marcatori, è il giocatore fondamentale di questa squadra, se gira lui gira un po' tutto il Moconesi. C'è anche il derby fra la Prorecco e il Recco 01, derby che forse rispetto alla partita d'andata ha perso un po' di attenzione, un po' di.
un po' di sorpresa. Eh sì, è un derby che per certi versi mette anche un po' di tristezza. Il Recco 01 probabilmente lo sognava da 10 anni in questo momento ed è arrivato al momento peggiore della sua storia, quindi è un vero peccato. Cioè, nonostante, è sempre un derby, credo che i ragazzi di Boni proveranno in tutti i modi a mettere il bastone tra le ruote ai cugini, cercheranno di raddoppiare gli sforzi, quindi insomma potrebbe essere anche la sorpresa la domenica in cui fanno la sorpresa. Bene, ci spostiamo ora a parlare del girone D, andando anche in questo caso a vedere quello che è successo nella 16ª giornata con l'Arsenal Spezia che vince per 3-2 sul Ceparana, il 3-0 del vecchio Levanto sulla Bolanese, il 2-1 dei Sestieri che vincono in trasferta sul campo della Castelnovese, 1-1 Don Bosco Spezia Canaletto, 2-2 Focevara Termo Rio Maior, Foce del Magra San Lazzaro, partita non giocata per il campo ghiacciato, il 2-2 del Segesta sul Marolacqua Sante, 1-1 fra Ricolle Rondine e Mazzetta Candor. Marco, sono arrivati finalmente 3 punti dei Sestieri in trasferta. Importantissimi, questi importantissimi. La squadra di Levaggi sembra aver ritrovato lo smalto dei giorni migliori, in serie positiva. In casa già da alcune settimane sta facendo bene, e questi 3 punti in trasferta però sono un segnale veramente importante. Insomma, finora fuori casa aveva un po' stentato, se inizia a fare risultati anche fuori può tirarsi velocemente fuori dai bassi fondi. Fra l'altro ora domenica avrà una partita casalinga sulla carta abbastanza agevole con la Bolanese, quindi insomma il momento è favorevole per la squadra di Levaggi e deve sfruttarlo. Segesta invece è tornata a fare punti con il neotecnico Gafferata che sostituirà momentaneamente mister Zanardi su un campo comunque non facile come quello del Marolacqua Santa. No, era importante per il Segesta tornare a fare punti, stava attraversando un momento molto difficile dopo un ottimo inizio di stagione, c'era stata questa fase di appannamento, un paio di sconfitte addirittura per 4-0 che sicuramente incidono sul morale anche oltre che sulla classifica, e quindi era fondamentale insomma tornare da questa trasferta con almeno un punto, missione compiuta, e ora speriamo che insomma la squadra di appunto del Segesta riprenda la marcia della prima parte della stagione, soprattutto in casa, ricordiamo che era irresistibile, insomma che torni a sfruttare anche al meglio il fattore casalingo. Andiamo a vedere anche la classifica, dove il vecchio Levanto ha raggiunto il Canaletto in testa a 36 punti, 35 Don Bosco Spezia, 28 il San Lazzaro, 25 la Castelnovese, 23 il Focevara, 22 il Ricolle Rondini, 20 il Segesta, 18 i Sestieri, 17 per il Ceparana, 16 Mazzetta Candor, 15 Marolacqua Santa insieme all'Arsenal Spezia, 12 punti Termo Rio Maior, 11 Foce del Magra e Bolanese con Foce del Magra e San Lazzaro con una gara in meno. Anche qua si è riaperto il campionato col vecchio Levanto che ha raggiunto il Canaletto grazie al pareggio dell'ex capolista sul campo del Don Bosco Spezia. Sono 3 squadre staccate ormai dalle altre, vecchio Levanto, Canaletto e Don Bosco Spezia, che probabilmente si giocheranno da qua fino in fondo la vittoria del campionato. Sì, penso che a meno di grosse sorprese sarà così, hanno creato un solco tra loro e le altre. E l'unico problema può essere quello che oltre a chiudere il discorso appunto per la vittoria per queste 3 squadre si chiude anche il discorso playoff, perché andando così le cose è sempre difficile che qualcuno possa risalire, e questo potrebbe magari nella diciamo seconda metà dei giorni di ritorno creare qualche problema. È chiaro che più squadre sono in corsa per un obiettivo, più le partite diventano incerte, più tutti si giocano qualcosa. Invece diversamente potrebbe succedere magari anche qualche episodio che potrebbe magari far discutere. Bene, andiamo a dare uno sguardo anche alla classifica marcatori, dove Scardavilli dei Sestieri raggiunge Giacobbe del Segesta in testa alla classifica con 7 gol, a 4 De Crescenzo dei Sestieri, a 3 Lauricella dei Sestieri, Paolo Gilardi e Federico Zanardi del Segesta con 2 gol, Marco Lagomarsini dei Sestieri, a 1 Serrao, Ritacco, Giacomini dei Sestieri, Riva e Vaccaro del Segesta. Il prossimo turno, Canaletto Marolacqua Santa, Ceparana Focevara, Mazzetta Candor Foce del Magra, San Lazzaro Castelnovese, Segesta Arsenal Spezia, Sestieri Bolanese, Termo Rio Maior Ricolle Rondini e vecchio Levanto Don Bosco Spezia. Della partita dei Sestieri hai già detto qualcosa prima, il Segesta gioca in casa con l'Arsenal Spezia, Arsenal Spezia che è in zona playout, potrebbe essere un'occasione per il Segesta per fare i 3 punti e per staccare ulteriormente la zona retrocessione. Sì, il discorso è analogo a quello fatto per i Sestieri, entrambe hanno una partita che devono vincere perché portarsi a avere 3 punti in più per entrambe potrebbe voler dire, non dico chiudere definitivamente il discorso, ma sicuramente fare un bel passo in avanti. Insomma, l'obiettivo ormai è chiaro sia per il Segesta che per il Sestieri, è quello di evitare i play-out, al momento entrambe sarebbero fuori, devono magari incrementare un po' il vantaggio e poi vivere l'ultima fase di campionato con un pizzico in più di serenità. Sicuramente degno di nota anche lo scontro al vertice fra il vecchio Levanto e il Don Bosco Spezia.
Beh, gli scontri diretti saranno importantissimi, quindi è una partita che sicuramente dirà qualcosa di importante sul destino di questo campionato. Bene, abbiamo esaurito tutti gli argomenti anche per quanto riguarda il girone D. Io vi rimando sempre al gruppo di Facebook dove potete trovare gli highlights di tutte le partite da noi riprese nel weekend, e stessa cosa per il canale su YouTube. L'appuntamento con Tutto Prima va a settimana prossima, sempre di mercoledì. Ringrazio Marco Pagliettini per essere stato ospite con noi. Grazie a te Emilio. Ringrazio anche Alessandro Bellagamba che ha guidato la parte tecnica in cabina di regia. Appuntamento alla prossima settimana.